con la maglia nerazzurra, e quindi prima di dare il fischio inizio sta aspettando ancora un po'. Gara che inizia in questo momento con la Lazio che però perde immediatamente il pallone. Attenzione all'Inter che prova a farsi venire in avanti con Colidio, deve affondare, alla fine anche efficace, eccolo il break con Gavioli, zona tiro per lui, cerca di servire proprio Zaniolo, poi Colidio con il destro sfiora il gol. Colidio della Sala, il capitano dell'Inter, va a cercare Colidio che ha trovato spazio tra le linee, il controllo di Colidio, poi Zaniolo, zona tiro per lui, Zaniolo si accentra, grande occasione per l'Inter, Zaniolo colpito in pieno Alia, poteva fare sicuramente, credo che può dar fastidio a lungo andare. Zaniolo cerca il break tra le linee, Zaniolo, il pallone è buono per Rover, posizione regolare per lui, Rover è la seconda chance che spreca l'Inter, grande palla questa per il capitano dell'Inter che crossa a cercare Colidio, poi Schirò anticipa anche Danzo, ancora Schirò, sombrero Inter che tutto di prima per Rover, colpisce una traversa clamorosa dopo la nostra prima impressione. Falbo va ad accentrarsi, rischia tanto anche lui, lascia giocare in questo caso Meleleo. Rover, ancora chance enorme per lui e questa volta non sbaglia. Alla terza occasione non sbaglia Rover e manda in vantaggio l'Inter. Di nuovo male la difesa della Lazio. Uno contro uno con Alia, non ha sbagliato, ha mirato l'angolo destra, l'ha messa proprio lì. Palla in rete, Inter 1, Lazio 0. Sì, gol meritato, giusto, bellissima palla in profondità su Rover che ha fatto un controllo strepitoso di petto, se l'è messa giù e ha piazzato la palla. Errore di Silva che non è scattato. Offensiva, poi uno dei primi a difendere ovviamente. Schirò riesce a soffiare il pallone, Spizzichino che va via, Spizzichino entra in area di rigore, ancora Spizzichino ed eccolo il pareggio della Lazio, incredibile, Marchesi al primo affondo, la Lazio trova il gol, il calcio è davvero un fenomeno stranissimo, la Lazio sembrava completamente uscita dal campo e invece si è risvegliata dopo la rete di Rover, è arrivata la rete della Lazio, 120 secondi di attesa, è una gara che evidentemente ha ancora tantissimo da raccontare, è una Lazio che non ne vuole sapere di uscire. Proverà Vecchi in prima squadra poi gestirla meglio e comunque te la fanno un po' cambiare perché serve il risultato. Attenzione ad Alassan con l'esterno sinistro, Alassan ha cercato di mettere in difficoltà Pissardo quindi... ed entra Maloku, mentre cambia anche l'Inter, uscirà Gavioli e il primo ad entrare. Attenzione a Belkheir qui, scusami Luca, Belkheir con il sinistro, pallone che termina fuori, buona questa regolare, ancora Schirò, lo salta Neto che poi riesce anche a far correre Jordão. Attenzione qui alla Lazio con il sinistro di Maloku, che gol da parte della Lazio che passa così in vantaggio, una fiammata, un gol pazzesco questo di Maloku dal nulla, ha fatto volare questo sinistro, non c'è arrivato Pissardo, rivediamola, la rete pazzesca da parte della Lazio, pallone che termina sotto l'incrocio, ha provato a metterci la mano Pissardo, è stato Aliai. E Aliai. Sono tanti giocatori avanti, pochi tra le linee, quindi si cerca questa palla lunga. Jordão, zona tiro, Jordão allarga molto intelligentemente per Pedro Neto che cerca il sinistro, 3-1 della Lazio, incredibile, Pedro Neto non riesce a togliersi la maglia ma comunque esulta giustamente, è una partita pazzesca, la Lazio ha trovato il 3-1 con Pedro Neto, si è accentrato il portoghese, palla sul sinistro, pallone sul primo palo, non c'è arrivato Pissardo, Inter 1, Lazio 3, incredibile. Ha molta più logica rispetto all'Inter. Sì, la Lazio dal primo minuto, anche se ha sofferto, ha sempre fatto la partita come l'aveva preparata. Ora Maloku che cerca il 4-1, dovrebbe essere arrivata la deviazione di Pissardo, non secondo l'arbitro, forse la spizza, e non riesce però a trovare il tempo giusto per tirare, non è finita però, Zappa si addormenta, perde un brutto pallone, è però falloso l'intervento su di lui di Maloku, attenzione, ha una serie di contatti assolutamente vietati e difatti eccolo il cartellino rosso che Meleleo mostra sia a Roma, quindi sai devono anche rispettare i risultati degli altri, però oggi ha fatto una prestazione importante sotto tutti i punti di vista, credo che l'allenatore sia molto contento e per i ragazzi sia una soddisfazione importante. È finita
Inter 1, Lazio 3, uno dei risultati più clamorosi di tutto questo campionato primavera. Lazio che torna a vincere dopo 5 mesi, l'Inter perde una clamorosa occasione per agganciare l'Atalanta in testa alla classifica. È un crollo pazzesco, impronosticabile, quello dell'Inter di Stefano Vecchi. Bellissima la vittoria della formazione di Walter Bonaccina, meritata, una vittoria di carattere, una vittoria che è arrivata